Grazie mille e ciao a tutti. Allora, Seba ha già detto che mi occupo di tante cose, ma ultimamente mi sono appassionato principalmente al machine learning, quindi quest'anno il mio talk sarà machine learning. Gli altri anni portavo ausili per disabili e computer vision, sono rimasto piuttosto nel topic della computer vision. E anche voi avete una buona regia dall'altra parte, anch'io qui ho dei miei amici che mi stanno supportando come regia, sono i ragazzi del Root Club, che è un'associazione qui della mia zona, è un hackerspace e quindi ho anch'io il mio supporto logistico, il supporto tecnico, anche perché... Diciamo di dove? Di Cesena. Di Cesena, e anche perché alcune cose che devo farvi vedere in realtà è proprio hardware e quindi dobbiamo girare un po' con le telecamere, quindi abbiamo una regia un po' particolare. Allora, nella seconda immagine, vedete, prendete quella che condivide l'altro Davide Caminati, è il sito web della Hackerspace e ora iniziamo invece con le slide vere e proprie. Ok. Hardware e software per machine learning, quindi innanzitutto che cos'è il machine learning? Il machine learning è il modo con cui si insegna alle macchine ad astrarre, dato un pattern, dato un insieme di immagini che noi cataloghiamo come facenti parte dello stesso insieme, ad esempio tutte immagini di cane, immagini di gatto, facciamo in modo che il computer riesca a capire la differenza tra un cane e un gatto analizzando centinaia, se non che migliaia di immagini. Quindi il machine learning in breve ha come obiettivo quello di far astrarre al computer quello che è un pattern che noi gli abbiamo dato in origine. Scusa Davide, volevo chiederti una cosa. Allora, noi vediamo la tua slide rovesciata, cioè come se fosse scritta dal... Ah, molto bene. Allora, quindi il machine learning ha l'obiettivo di far apprendere ai computer quello che noi vogliamo, ma non è così facile da impostare. Ovvero, per chi si mette a fare machine learning, magari gasato perché vede su internet che fanno deep fake con Obama che racconta le barzellette piuttosto che altre cose fantastiche, dice cavolo, anch'io ho un super computer da videogioco, mi scarico il software e lo posso fare anch'io. Non è così facile come sembra. Anch'io c'ero cascato inizialmente, ho detto mi imposto un bel computerone e poi inizio a fare machine learning e ora vi racconto che cosa vi può andare storto. Allora, vediamo un po' se riesco a comandare queste slide. Allora, l'obiettivo principale di machine learning, ci siamo. Questo va avanti da solo, maledetto. Va bene, speriamo che non si muova più da di qui. Allora, innanzitutto quando si inizia a fare machine learning ci si scontra con una terminologia che non è proprio intuitiva. Si sente parlare di tensor core, di GPU, TPU... Sembra che ci siano un sacco di tecnologie diverse che ti permettono di fare machine learning, ma si fa fatica a capire esattamente che cosa vuol dire una cosa e cosa vuol dire l'altra. Nel machine learning siamo arrivati al punto dove non ha più senso utilizzare il computer, la CPU, il processore del computer, perché il tempo che è necessario per riuscire ad addestrare una rete utilizzando il computer diventa mesi addestrare una rete per riconoscere un cane e un gatto con il computer, e anche se si cerca di usare un computer molto potente non si scala poi tantissimo. Si è passati ad usare le GPU, quindi praticamente schede grafiche ottimizzate per lavorare su matrici. Alla fine l'addestramento di una rete non è altro che lavorare su matrici. C'erano notevoli improvement, ma si è stati superati, visto che poi la cosa diventava mainstream, da hardware dedicato a questo tipo di lavoro. L'hardware dedicato è ASIC, nello specifico, quindi computer nati per fare solamente quelle operazioni lì, e le unità di computazione di questi ASIC sono i Tensor Core, per intenderci
Nvidia ha all'interno delle sue schede video dei processori ottimizzati per fare calcoli su matrici per l'addestramento delle reti neurali e li ha chiamati TensorCore. E nella slide parlo anche delle GPU che si fa con le schede video. Nel caso di Nvidia, prima si usavano i CUDA, che sono dei processori sempre all'interno delle schede grafiche di Nvidia, diciamo general purpose, confronto a quello che era la parte della scheda video solamente per i giochi. Con i CUDA potevi andare a comandare qualcosa di più flessibile, e quindi era un buon inizio. Siamo arrivati poi alle TPU, che è hardware nato, quindi non è più qualcosa che è dentro la scheda video, ma la TPU nasce appunto per fare solamente addestramento di reti neurali. Le TPU attualmente superano di ordini di grandezza la potenza di calcolo delle GPU, anche più potenti. Tutto quello che noi vediamo nei grossi data center di Google per le reti neurali sono tutte quante TPU ottimizzate solamente per questo tipo di lavoro, dopo facevi qualche slide. Poi, quindi se ci si mette dietro alle reti neurali, in questo momento si deve andare a cercare le TPU per fare addestramento. Corsi online sono fondamentali, perché qui si va di 6 mesi in 6 mesi diventa obsoleta. Qualunque tecnologia tu compri oggi, ti metti a studiare oggi, fra 6 mesi fai un update e si sbraga tutto quanto. Devi continuamente essere a incastrare un puzzle di componenti che è difficile fare da soli, per cui nei corsi online si cerca sempre di trovare il corso più recente che ti dà l'escamotage di come incastrare le cose per far funzionare la tua rete neurale. I libri diventano facilmente obsoleti, ovviamente, però ti danno almeno le basi concettuali di quello che devi sapere sulla teoria delle reti neurali. Poi adesso io sto abbastanza largo dicendo le reti neurali, però scendo meno nello specifico. Però diciamo che per le reti neurali c'è tantissimo da sapere, almeno concettualmente, almeno quanto quando si parla di medicina, si può parlare di cardiologia, pneumologia. Le reti neurali è come parlare in questo momento di medicina, poi dopo ci sono tutte le varie specializzazioni. In realtà reti neurali ormai non ha più senso come termine per definire nulla, perché è diventato tutto talmente tanto di settore che devi scendere un po' più nello specifico per farti capire di che cosa stai trattando. E ci vuole un po' di matematica. Quello purtroppo bisogna mandarla giù, per chi non è avvezzo un po' di matematica per fare queste cose qui, ti aiuta, perché c'è una parte artistica della creazione della rete neurale che non esiste un tutorial che ti dica come impostare la rete, devi essere tu che devi intuire come riuscire a fare queste cose qui. Ora, io sto dando per scontato che una rete neurale l'abbiate tutti quanti vista, almeno lavorare, o almeno abbiate seguito il talk dell'anno scorso che aveva fatto un altro ragazzo, era sul machine learning, però lui si focalizzava molto sulla parte software. Invece voglio stare di più sulla parte hardware, e quindi di questa parte, diciamo che per tutto quello che riguarda la parte software vi rimando al link al video dell'anno scorso. E quindi, inizialmente, dicevo, si parte per fare la rete neurale perché si è gasatissimi vedendo quello che è possibile fare su internet e si pensa di volerla fare in casa col proprio computer. Soldi buttati via. E per lavorare con le reti neurali bisogna avere dei dataset immensi. Dataset immensi vuol dire decine di giga di foto per riuscire ad addestrare il riconoscimento delle immagini. Decine di giga di foto che si trovano in internet, questi dataset già addestrati, cioè questi dataset già formati, per cui ci sono delle cartelle che dentro contengono solo foto di cani, solo foto di sedie, solo foto di piccioni, e si può scaricare l'intero dataset e partire ad addestrare una rete neurale col proprio computer di casa, contando di vederla qualche mese dopo funzionare. E
computer molto potenti non aiutano, dicevo, schede video molto potenti non aiutano. Che cosa aiuta? Purtroppo il cloud. Il cloud in questo momento è l'unica arma che abbiamo per riuscire a fare qualche test spendendo poco, anche perché qui ogni volta che parti a fare una rete neurale non sai il risultato che otterrai. Per cui rischi di investire una settimana di tempo e alla fine vai a vedere il risultato della tua rete neurale e non riconosci un cane da un piccione. In qualche caso hai creato dei minimi locali per cui non riesci a riaddestrarla meglio, o hai fatto overfitting, per cui hai addestrato troppo la rete neurale, per cui un'immagine leggermente diversa dello stessa classe, quindi dello stesso tipo di oggetto, non riesce a centrarla e devi buttare via tutto e si riparte. Per cui la best practice in questo momento è prendere una rete neurale di quelle già addestrate dalle università, e loro hanno la potenza di calcolo in abbondanza e hanno già seguito le best practice per arrivare a qualcosa di solido, e poi da questa rete neurale si può andare ad aggiungere quello che manca che serve a noi. Quindi ad esempio una rete neurale che riconosce i mobili di casa, magari non riconosce un oggetto che a te interessa riconosca, poi andare a modificare questa rete neurale per far sì che sappia riconoscere anche l'oggetto che inizialmente le mancava. Ora vi faccio vedere nello specifico un po' di cose, diciamo, concrete della rete neurale. Per cui vi faccio vedere un po' l'hardware che ho comprato e a che cosa mi è servito, prima di arrivare a capire che in realtà era meglio passare al cloud. Allora, cambiamo telecamera. E passiamo a questa. Allora, questa che vedete è nel tavolino, è un computer dell'NVIDIA, diciamo un Raspberry con steroidi. Questo si chiama Jetson Nano, costa all'incirca oggi 150 euro ed è una scheda all-in-one di NVIDIA, un microcomputer con uscite, con ingressi USB 3, 4 ingressi, non so se state vedendo lo stream, mi sembra che sia bloccato lo stream del Kinect. Sì, è bloccato. Quindi altre pecorelle. Pecorelle a go-go. Vediamo un po' se riusciamo a sopperire quei potentissimi mezzi. Ole, ci siamo. Ok, dicevo. Questa è l'NVIDIA. Se si cerca reti neurali NVIDIA nel sito, questa qui è una delle prime proposte che NVIDIA ti fa, perché costa poco e di bello a che nasce già con tutto quanto preimpostato. Per tutta la parte di setup e dell'installazione delle varie librerie che ti servono, qui te la trovi già bella e pronta e quindi sei subito pronto a partire. Ci si mette una telecamera del Raspberry, solamente le telecamere del Raspberry 2, cioè solamente le telecamere modello V2 del Raspberry sono compatibili, sono quelle 8 megapixel per intenderci, e con 150 euro te la trovi a casa. La potenza di calcolo di questa qui è 50 CUDA core, per intenderci, una scheda video moderna ne ha 1000 di CUDA. E le nuove schede video, quelle appena uscite da NVIDIA, 3000, 4000, e questa qui siamo a 50. Quindi non è nata per addestrare reti o fare elaborazione molto, molto tirata. L'obiettivo di questa qui è prendere una rete già addestrata, magari su internet, fare qualche leggera modifica e caricarla su questo dispositivo qui e poi utilizzare la rete. Ora vi faccio vedere un po' che cosa vuol dire utilizzare la rete, per cui faccio partire il video di che cosa si vede se si fa partire. Allora,
Mi devo collegare in SSH, pecorella Google. Setson. Tac, tac. Sempre il bello della diretta. Ok. Allora. Sto facendo partire. Forse riesco a far partire qualcosa. Tac. Magari devo anche dire quali discorsi. Nel frattempo, se vuoi, chiamiamo Ivo a raccontare una barzelletta. Sì, ci starebbe. Allora, è perché ho un sacco di hardware intorno, in giro per casa, da farvi vedere, ho un sacco di cose bellissime, ma sono tutte scollegate fra di loro, perché devo fare dei magheggi per far funzionare un po' tutto quanto. Sta partendo comunque. Sento che sta partendo. Molto bene. Vedete qualcosa voi? Certo che sì. Molto bene. Allora, in questo piccolo computer da 150 euro ho caricato una rete che riconosce all'incirca 1000 tipi di oggetti. In casa mia, vedete che riconosce l'orologio, la TV. Ora mi sposto anch'io. Riconosce me come persona. E non so se voi riuscite ad apprezzare la velocità. Comunque sta funzionando a 25 frame al secondo. Quindi cell phone. Qui un po' casca, però se gli do una tastiera, keyboard, vediamo la macchina fotografica, facciamo un loop con la macchina fotografica, person, no, però già dal braccio riesce comunque a capire che al braccio c'è attaccata una persona. Allora, questo è quello che puoi portare a casa con 150 euro. Vuoi spendere meno? Se può fa. Facciamo a chi offre di meno. Raspberry 4. Raspberry 4. Switchiamo di là. Che io ho setappato dentro un box con la telecamera qui dentro. E ho potenziato con Coral, questo qui è una TPU esterna USB da 100 euro che fa Google, permette di caricare la rete neurale all'interno di questo dispositivo qui e poi le immagini prese dalla telecamera vengono analizzate da quel dispositivo alla fotonica velocità di 2 millisecondi, lui in 2 millisecondi ti riesce a dire che cosa c'è dentro l'immagine, quindi vedete lui è molto più veloce del frame rate della telecamera. Quindi diventa, questo qui è un Raspberry 4 diciamo con steroidi. Poi dopo possiamo fare anche il Raspberry 4 liscio e vedere un po' che cosa ci offre. Però Raspberry 4 con steroidi dà grosse soddisfazioni. È vero che più o meno si va allo stesso prezzo di prima, però porti a casa anche un dispositivo USB che ti può giocare anche nel computer. Questi dispositivi qui non fanno il training. Per fare il training, come vi dicevo, l'unico modo è pagare, andare online. E siamo tutti più felici. Perché sono in casa, produciamo un gran calore e la soddisfazione quando avete la tua rete neurale che non quaglia
diciamo che non è proprio, non è proprio il top. E arte, le reti neurali sono arte, definite da tutti quanti. Non c'è nessuno, neanche i tecnici che ci lavorano continuamente, che sappia esattamente come vada impostata una rete neurale per dirti devi ottenere questo risultato. Benissimo, metti questa impostazione e vedrai che funzionerà. Ok, siamo ancora sbericquato. Desk, dai, convinciti. Computer keyboard. Questa è un po' meno scenica come cosa perché non ho messo il rettangolo. Poi mi dice che c'è un tavolo da cucina, direi che ci sta prendendo. Se sposto iPhone, sunglasses, poi guardo, io non so cosa viene fuori. Però la velocità con cui, almeno con quello che, per come lo vedo io, è decisamente performante anche questo qua. E questo è quello che si riesce a portare a casa a basso costo. Però abbiamo visto solamente come si utilizza la rete neurale. Ora andiamo a vedere invece anche che cosa vuol dire crearsele queste cose qua. Per cui torniamo al mio computer. Io vi faccio vedere un po' se vogliamo farci una rete. Qual è lo strumento che io vi consiglio? Si chiama Google Coral. Allora, non si vede perché siamo... Tac, tac, e voilà. Allora, Google Colab. Google Colab è un... una suite messa a disposizione da Google gratuitamente e permette di utilizzare le loro macchine, il loro hardware. Praticamente ci si prenota, si fa un po' a gara di quale sia chi arriva prima e si becca l'hardware migliore. Ok, vedete lo schermo, non so se si riesce a leggere bene quello che c'è scritto, forse dovrei zoomare un po'. Sì, lo vediamo, ma va un po' zoomato, sì. Ok, allora, Google Colab, se non ve lo trovate, dovete andare, faccio vedere un po' come si fa, altre app del marketplace, dentro Google, cercate Colab, collaboratori, ed è questo qui. Selezionate, fate aggiungi e poi ve lo trovate qua per gli strumenti di Google. Di default ancora non c'è. E Google Colab è lo standard di fatto di tutti i corsi online che ci sono adesso, per cui chi fa i corsi ti dà un link al suo Google Colab o ti dice scaricati questo file e caricalo nel tuo Google Colab. Così si è standardizzato molto, perché Google Colab è uguale per tutti, tutti quanti hanno le stesse librerie, stesso setup, per cui le cose qui funzionano. Tipicamente, una volta si comprava, inizialmente no, si compravano dei tool con dei corsi, con delle virtual machine, al primo vista upgrade o al primo update, addio alla virtual machine, non funzionava più niente, di fare il rollback e te la tenevi così come era nata, moriva la virtual machine praticamente. Prima avevo detto 6 mesi di tempo per qualcosa che funziona, probabilmente anche meno. Colab vi dà lungo termine. Allora, Colab gira su 3 istanze virtuali nella server farm di Google. Le 3 istanze sono, giriamo sulle loro CPU, computer solo, GPU e TPU. GPU e TPU non sono sempre disponibili perché sono sharate fra tutti gli utenti. E a volte queste qui non funzionano. Io per adesso le ho sempre trovate libere. Per fortuna ancora c'è poca gente che le usa e quindi almeno la parte per l'Europa è abbastanza libera. Ovviamente la più veloce è la GPU o la TPU. Loro ti chiedono di non utilizzare, di non impegnarle di stanza se non ti serve, anche perché il Google Colab è Python che gira, è un notebook di Python, che gira su un,
una loro istanza, per cui in questo momento che ho selezionato runtime di tipo GPU, tutto questo collab, quando io lo eseguo insieme ad una GPU. Se però questo collab alla fine non fa addestramento, io sto tenendo impegnato una GPU per niente. Questo collab qui nello specifico fa addestramento. Allora, il collab, questo qui funziona così. Se avete mai utilizzato un notepad di Python, è un'interazione via browser con Python, dove tu scrivi i comandi, come fosse Python in locale, mandi in esecuzione il microcomando e sotto hai l'output di quella riga lì. Poi ti crei un altro comando e lo esegui, e avanti così fino a che non arrivi in fondo. C'è la possibilità anche di eseguire tutto il collab in una volta sola. Il collab tipicamente fa questo qui, si va a prendere un dataset dentro a Google, ci mette un attimo, se lo carica in locale, quindi qui tutto quello che voi state mettendo, in realtà lo state mettendo dentro alla server farm di Google. Si fa l'addestramento della rete neurale utilizzando quel dataset e alla fine ci si scarica il file risultante e lo si testa poi sulla propria macchina. E se devi fare delle modifiche, ti riapri il collab e devi ripartire da zero, perché l'istanza ovviamente non conserva nessun tipo di dato. Tra l'altro, se abbandoni l'istanza per più di 20 minuti, Google te la secca, quindi ti resetta tutte le variabili che tu hai eventualmente impostato. Io sento dei beep, non so se sono delle domande, sì, qualcuno mi sta facendo. Sono le persone che entrano nella sala, però ti avviso che siamo alle 22:30, quindi abbiamo, diciamo, altri 2 minuti. Ok, allora a questo punto in 2 minuti io vi ho fatto vedere il Google Collab, vi chiedo a voi un po' di domande di quello che volete approfondire, un po' di questa questione delle reti, neurali. Potete fare le domande su Twitch oppure qui nella chat interna oppure sul gruppo Telegram se le avete. Nel frattempo però una domanda io che mi incuriosisce molto, se ci parli di questo Root Club, come si chiama? Ah, il Root. Sì, il Root Club. Non c'entra niente con l'argomento che però a me interessa molto. È una cosa nerdissima, il Root Club praticamente è partito 3 anni fa mi dicono. È nato da dei nerd che avevano voglia di avere un posto dove fare cose da nerd e visto che non c'erano locali hanno detto prendiamo un circolo e lo rendiamo la casa dei nerd, infatti bar a root, nel senso la home dell'amministratore. Ma quindi all'interno... un circolo tipo circolo arci? Qualcosa è un dire. Circolo arci, esattamente, è un circolo arci e su 2 piani. Al piano terra abbiamo un simulatore di automobili fatto prendendo un'auto vera tagliata a metà, mettendoci pedali e volante col force feedback, telo di proiezione davanti, proiettore sulla macchina e dentro c'è un simulatore di auto da rally. E quindi diciamo che è abbastanza realistico. E qui scatterebbe già un altro talk, diciamo, però in futuro. Su come si fa un simulatore di auto utilizzando un'auto vera. C'è l'amico carrozziere, il trucco è quello lì. Con l'amico carrozziere si riesce a fare. E poi abbiamo i tavoli dove facciamo talk, cioè dove si fa dove no, talk, facciamo chiacchiere, c'è il bar per mangiare e bere e abbiamo una sala di sopra dove ci sono tutte le attrezzature, diciamo i power tools, quindi abbiamo il tornio, fresa, seghe, trapani, saldatrici, tutto quello che serve a un hacker space per riuscire a fare qualcosa di un po' interessante. Sì, di fatto è un hackerspace. Di fatto è un hackerspace. È la categoria degli hackerspace. Sì, decisamente. Abbiamo stampanti 3D, frese e gente che ne sa di elettronica. E abbiamo anche gente che ha fatto videogiochi. Infatti una delle cose particolari del Root è che ci sono molti grafici, gente che lavora con Blender, che lavora con Godot per fare videogiochi. Io li faccio con Unity, sono un po' una mosca bianca lì dentro. Okay, già, Unity, diciamo che essendo un po'... non essendo open source, non lo usano proprio tutti. Non mi hanno seguito. Chiedono che io seguo loro su Godot. Questo lo farò.
Ok, allora grazie mille intanto, se ci sono domande te le giriamo in seguito oppure tu sei già nel nostro gruppo Telegram, per cui le vedrai e risponderai nel caso. Perfetto. Se vuoi grazie. Lasciare un contatto al volo, non so se ce l'avevi lasciato, eventualmente. Allora, non ve l'ho lasciato, io sono nel gruppo comunque del, sono dentro la chat di Telegram del gruppo dell'ESC, quindi mi potete contattare lì come Davide Caminati. Basta cercare End Summer Camp su Telegram e trovate, quindi Davide come Davide Caminati. Esatto, benissimo, allora perfetto. Grazie mille e grazie per essere stato qui con noi e aver condiviso la tua esperienza. Grazie a voi, ci sentiamo, ciao, ciao a tutti.